solventi grazie alla Regione Campania sarà possibile effettuare. Sì, iniziamo da qui, un istituto simbolo di Salerno città, ma di tutta la provincia. Inauguriamo, come dire, questa serie di lavori che faremo in maniera diffusa un po' su tutta la provincia, ovviamente ragionando per priorità. I fondi regionali sono, diciamo, importanti, grazie alla Regione, al Governatore De Luca abbiamo avuto questa possibilità, altrimenti con fondi propri della provincia sarebbe stato veramente molto molto difficile. Investiamo 3,6 milioni, ragionando appunto per esigenze, messa in sicurezza, sistemazione di facciate, adeguamento impianti. Poi abbiamo altri finanziamenti di circa 1,5 milioni per l'antincendio, sempre fondi regionali, che adesso è arrivato il decreto e stiamo progettando. Quindi contiamo di aprire tanti cantieri anche nel Cilento, nell'Agro Nocino Sarnese, nei Picentini, per fare in modo che questi istituti siano più sicuri, più agibili, più fruibili, e cerchiamo di sfruttare anche il periodo estivo laddove si fermano le attività scolastiche. Diciamo che il liceo Tasso è uno dei biglietti simbolo della città di Salerno, uno storico edificio però che da anni lamentava difficoltà strutturali, ed è stato però proprio il liceo che era stato escluso dai finanziamenti. Ma non conosco questa cosa, da quando sto io in provincia come presidente, ma anche da consigliere, c'è stata sempre grande attenzione al Tasso di Salerno, e il governatore De Luca ci ha trasferito circa 500.000 euro per questa struttura, 300.000 che investiamo subito adesso per le facciate esterne del cortile interno, e altri 200.000 che stiamo già progettando e che appalteremo, diciamo, tra qualche settimana, che riguarderà messa in sicurezza di ambienti interni. Per cui una somma abbastanza rilevante che ci consentirà di sistemare al meglio questo istituto così importante. Questo è un edificio scolastico storico di Salerno ed è comunque un intervento questo importante, come ce ne saranno tanti altri in altre scuole. Questo è uno dei primi interventi che sono messi in campo e saranno messi in campo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per quanto riguarda il tema dell'edilizia scolastica. La Regione Campania e la Provincia di Salerno stanno facendo un lavoro straordinario di recupero e reperimento di risorse essenziali per poter mettere in campo gli interventi di riqualificazione per quanto riguarda ed adeguamento alla normativa antisismica, alla normativa antincendio, riqualificazione strutturale, messa in sicurezza di tutti gli edifici della nostra provincia. Si parte qui dal liceo Tasso, che da troppo tempo soffriva di carenze di manutenzione, di riqualificazione, ma gli interventi riguardano il della Corte Vanvitelli di Cava, il Pacinotti di Scafati, il Cicerone di Sala Consilina, il Di Palo Galilei qui a Salerno e tantissimi altri istituti della nostra città e della nostra provincia. Per cui sono contento che il Partito Democratico, forza di maggioranza al governo sia in regione che in provincia di Salerno, stia investendo tantissimo sul tema dell'edilizia scolastica, mentre a livello nazionale Lega e 5 Stelle abbandonano il Mezzogiorno, tagliano i fondi, le risorse per le riqualificazioni urbane e per gli edifici scolastici, e addirittura quale unico attenzione al mondo della scuola hanno quello di limitare la libertà dell'insegnamento scolastico, noi investiamo invece per la sicurezza dei nostri studenti. Voi sapete bene che ho presentato quale primo atto di proposta di legge l'istituzione della commissione d'inchiesta per verificare lo stato dell'edilizia scolastica su tutto il territorio nazionale. Cosa hanno risposto Lega e 5 Stelle? Non hanno ancora in un anno calendarizzato questa proposta di legge, per la semplice ragione che veniva da un esponente del Partito Democratico. È vergognoso questo modo di utilizzare le istituzioni e il potere politico, e noi riteniamo che sia opportuno tenere alta l'attenzione su questo tipo di problematiche. Attenzione massima alla sicurezza degli studenti nelle scuole in tutto il paese. Onorevole, c'è anche la questione dell'aeroporto, in questi giorni è arrivato finalmente il via libera atteso, l'ultimo del Ministero, adesso l'attenzione è, come dire, affinché venga rispettata la tempistica. Sì, c'è ancora il progetto, l'autorizzazione per il progetto di allungamento della pista che giace sulla scrivania di Toninelli. Io voglio chiarirlo, perché anche qui sono bravissimi con la demagogia, con la propaganda e con la comunicazione questi che sono al governo. Se non fosse stata per la pressione politica che abbiamo esercitato da più di un anno a questa parte, noi come forza politica del Partito Democratico, insieme a tutti i sindaci, gli amministratori di questa provincia, di questo territorio, e insieme alle forze sindacali, non avremmo mai raggiunto questo risultato. Per un anno i documenti sono restati lì a dormire sulle scrivanie di Toninelli prima e di Tria dopo, e in un clima nel quale tra di loro al governo continuano a farsi guerre al loro interno, continua Tria a denunciare addirittura la Castelli perché manda all'esterno bozze delle lettere che devono essere mandate all'Europa, il fatto di non
aver avuto fiducia nella possibilità che dopo la firma di Toninelli arrivasse anche quella di Tria non era un qualcosa così di campato in aria. Noi continueremo a tenere altissima l'attenzione anche da questo punto di vista, perché non consentiremo che si perda più nemmeno un minuto di tempo. La provincia di Salerno, lo ribadiamo ancora una volta, ma tutta la regione Campania, perché si parla di un grande hub, di una grande rete aeroportuale campana, ha bisogno di questo scalo per rilanciare il turismo, per rilanciare l'occupazione, per rilanciare lo sviluppo e il futuro stesso di questo nostro territorio. Assessore, il tasso di Salerno è un esempio virtuoso, ma qual è in generale, diciamo, la situazione degli edifici scolastici in Campania? Quest'estate può essere un'occasione per provare ad investire in sicurezza, soprattutto nelle situazioni un po' più critiche, anche in tutto il territorio regionale? Non vorrei sembrare polemica, ma la situazione dell'edilizia scolastica in Campania è quella più o meno di un anno fa, di due anni fa. C'è una questione che è fondamentale. Noi abbiamo un protesto, un piano triennale per l'edilizia scolastica, che quota circa 2 miliardi e mezzo di euro, e abbiamo a disposizione, facendo salti mortali, sacrifici e davvero un lavoro enorme, 300 milioni di euro. Naturalmente il POTES non quota tutto il fabbisogno della regione, perché ci sono comuni o province che hanno difficoltà e non hanno presentato il progetto. Questa è una questione che deve essere affrontata a livello nazionale. Noi stimiamo che servano almeno 40 miliardi di euro per avere in sicurezza gli edifici scolastici in Italia. Tra l'altro è stato denunciato anche da ANCI, per cui è ovvio che noi cerchiamo di fare il massimo, lavorare in sinergia con comuni, con gli enti locali, con le province, città metropolitana, ma naturalmente è una questione che o si affronta seriamente a livello nazionale, oppure anno dopo anno noi avremo comunque più o meno sempre le stesse criticità. I ragazzi della Campania, come quelli di tutta Italia, si apprestano a sostenere l'esame di maturità. Qual è l'augurio e, insomma, qual è il messaggio che vorrebbe dare lei come assessore, loro assessore in qualche maniera? Di stare tranquilli, il lavoro paga. È chiaro che noi non possiamo sempre controllare tutti gli esiti. Possiamo mettere quello che è il nostro impegno, la nostra volontà. Dico che la Scuola Campana è una grande scuola, sono certa che i ragazzi siano stati preparati in maniera eccellente, per cui siate tranquilli. Assessore, anche la prima maturità, diciamo, senza l'esame di storia, c'è una mobilitazione nazionale con centinaia di migliaia di firme, insomma, la Regione può, si sente di sostenere questa battaglia per ripristinare questa materia fondamentale? Diciamo che questa non è un momento storico buono, io credo, per la scuola. Sono sotto attacco i presidi e sotto attacco anche l'insegnamento in generale. C'è stato il caso di quell'insegnante che è stata sospesa perché aveva cercato di creare capacità critica negli studenti. Credo che la scuola si debba mobilitare tutta, che creare divisioni tra presidi, docenti, personale ATA sia un modo per rendere più debole la nostra scuola, per cui invito tutti quelli che hanno a cuore i nostri studenti a lavorare in sinergia. Il discorso legato alla Freccia Rossa, che grazie alla Regione Campania, che ha creduto in questa progettualità, che oggi vede il Cilento molto più vicino a quelle che le mete turistiche, quindi che parte da aprile fino ad ottobre. C'è oggi il discorso anche dell'aeroporto di Ponte Cagnano, su cui noi come provincia abbiamo dato un grosso apporto, e anche su questo va dato merito all'investimento che la Regione Campania ha dato in questi anni, e quindi è giusto che anche il Cilento incominci a diventare una meta molto molto apprezzata anche da questo punto di vista dei servizi. Le vele, le bandiere sono sicuramente un sigillo importante per il Cilento, ma c'è la necessità da parte degli imprenditori di dare di più, perché spesso la clientela non è soddisfatta dei servizi offerti dal territorio. Questo è vero, tant'è che io ho invitato i miei imprenditori legati al discorso della Freccia Rossa, che oggi, se non riempiamo di contenuti i pacchetti turistici, è chiaro che il treno corriamo il rischio che viaggi vuoto, quindi è giusto che gli imprenditori facciano la propria parte, e quindi noi stiamo cercando anche attraverso corsi di formazione, nel senso che portiamo a conoscenza gli operatori turistici di quelle che sono le opportunità che oggi sono state messe in campo dalla Regione Campania in particolar modo. Facevo riferimento, oggi partirà anche il metro del mare al Molo Beverello di Napoli, ci sarà l'inaugurazione di questo altro grosso risultato che mette insieme le coste sia cilentane sia della costiera, diciamo,
partendo da Napoli, quindi è un impegno da parte delle istituzioni che inevitabilmente deve essere recepito e supportato dagli operatori turistici verso i quali stiamo cercando sempre di più di renderli compartecipi a quelle che sono le iniziative da mettere in campo. Finanziamento da parte della Regione Campania per un intervento importante, quello di Ciotasso. Ah, noi abbiamo due interventi, un intervento voluto fortemente dal Governatore, che è una delibera con la quale sono stati assegnati fondi alla nostra provincia per gli interventi più urgenti per evitare ammaloramenti e decadimenti delle situazioni più a rischio. E poi mi pare che si sia approfittato bene da parte della provincia di una situazione di finanziamenti che ho curato pure io personalmente, possiamo dire, che riguarda i mutui della legge 51. Cioè in pratica 1,9 milioni dei 3,6 milioni complessivi che è a carico della regione, sono ammortamenti a carico già della regione che la provincia ha potuto attivare grazie a questa legge che abbiamo fatto un anno e mezzo fa e che sono serviti a mettere in campo complessivamente in due tornate successive 30 interventi in tutte le scuole della provincia. Cioè è stato possibile attraverso questa azione di finanziamento della regione intervenire sulle situazioni di maggiore emergenza, questo mi piace dirlo, a cominciare dal Tasso, altre scuole della città di Salerno, però non è stato trascurato il Cilento, non è stato trascurato l'Agro Sarnese Nocerino, la Valle del Sele, diciamo siamo intervenuti sulle punte di maggiore emergenza. E oggi queste cose vengono attraverso i progetti esecutivi vengono ad essere messe in campo e siamo soddisfatti di questo lavoro.